Ciao a tutti, stiamo a casa, rispettiamo le regole, io resto a casa, cucino, cerco di occupare il tempo nella maniera in cui più mi piace e uno dei tanti modi è proprio quello di cucinare. Oggi vi voglio proporre un modo diverso di fare una carbonara. Andiamo a preparare i nostri ingredienti. Per realizzare questa ricetta ci servono olio, sale e pepe, 100 g di latte fresco. Abbiamo circa 80 grammi, mettiamo circa 80 grammi di pancetta stagionata, un 120 grammi di pecorino fresco, morbido, bello, guardate che bello, il rosso di un uovo, un quarto di una cipolla, dei fusilloni di buona fattura, possibilmente artigianali, dell'acqua, una casseruola e un coltello. Iniziamo con preparare la cipolla. Prepariamo la pancetta. Iniziamo con l'olio integrale. Non esageriamo con l'olio perché già la pancetta ne ha di suo di grasso. Cipolla e pancetta. Facciamo un soffritto lento, lento a fiamma bassa. Nel frattempo prepariamo anche il formaggio. Prendiamo la crosticina. E lo riduciamo in piccoli pezzettini, piccoli piccoli. Questa sarà la parte che andrà in mantecatura alla fine, a cottura della pasta. Il rosso dell'uovo. E una parte del latte. Lasciamo ammorbidire il formaggio dentro il latte con il tuorlo dell'uovo. Pepe. A piacere, eh? A me piace tanto, quindi pepato. E un po' di sale. Allora, guardate bene, il soffritto è già pronto, eh? Non deve andare oltre, non deve dare. E non si deve brusacchiare, quindi lo lasciamo così un po' trasparente la cipolla e appena appena imbiondita la pancetta. A questo punto aggiungiamo l'acqua nell'ordine di 250 ml circa, il latte che avevamo lasciato indietro e facciamo perdere un po' di calore il liquido. E andiamo a cuocere il nostro fusillo all'interno della casseruola del tegame. È una cottura, come si suol dire, risottata. La pasta viene cotta direttamente dentro il tegame nel fondo di cottura. I tempi si allungano un pochino rispetto a una cottura classica della pasta, ma il risultato è completamente diverso. Lasciate prendere calore, fate bollire piano piano e di tanto in tanto aggiungete dell'acqua. Risultato finale deve essere pasta cotta e liquidi completamente assorbiti. La pasta comincia a ammorbidirsi. Questo tipo di cottura, cuoce la pasta in questa maniera qui, e riusciamo ad amalgamare molto meglio i sapori di una classica mantecatura con la pasta cotta in maniera convenzionale. Tutti i sapori vengono ben emulsionati e amalgamati fra di loro. Portiamo quasi a totale assorbimento del liquido della pasta, lasciamo giusto quel tanto che ci serve per poi proseguire con la mantecatura assieme con
con le uova, il formaggio e il pepe. Abbiamo quasi esaurito tutto il liquido, mettiamo al minimo la fiamma e buttiamo dentro il nostro uovo e il formaggio. Continuiamo con la mantecatura, piano piano, così muoviamo finché si lega l'uovo con il formaggio si deve sciogliere, deve prendere cremosità, la pasta deve assorbire tutto il sughetto. Guardate che meraviglia! Pasta per due, tegami sporchi, uno. Lasciamo stemperare un po', in maniera tale che gli amidi legano un po' la pasta. Guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate che meraviglia. Pronti? Impiattiamo. Ragazzi, l'altra carbonara. Io adesso mangio. State a casa. Ciao Rimini.